Mercoledì 15 dicembre, con una santa messa presieduta dal vescovo Tremolada, si sono concluse le celebrazioni per Santa Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice delle Ancelle della Carità. Caratteristiche della sua spiritualità furono un ascetismo permeato di amore alla sofferenza, un ardente culto eucaristico, per cui l'adorazione fu introdotta come pratica diurna nell'istituto, e una profonda devozione a Maria Immacolata e Addolorata. Proclamata santa da Pio XII nel 1954, le spoglie di Santa Crocifissa sono custodite nella casa madre di Brescia. Non esiste dunque sequela di Cristo se non si prende la croce. Prendere la croce, cioè la croce ti deve segnare, ti deve in un certo senso definire nella tua identità. Sei cristiano? Bene, la croce è la regola della tua vita e prima ancora è la sorgente a cui costantemente attingere. Il suo carisma è ancora vivo nell'ambito dell'educazione, della salute e dell'attenzione alle emergenze sociali e umane. È il carisma di sempre, cioè il carisma della carità. Certamente è diverso la modalità con cui viene esercitata oggi la carità rispetto alla prima metà dell'Ottocento, ma senza dubbio i contenuti e i valori di fondo sono i medesimi. È una carità che si fa a prossimità, una carità che si fa a prossimità nel nome del Signore e cerca, ecco, di essere attente e cerca di essere attenta ai bisogni del tempo. È una carità che vuole essere incarnata nella Chiesa e certamente vuole essere incarnata nella storia di oggi.